Se voi entrate sulla piattaforma Moodle potete vedere i materiali che sono stati messi a disposizione, in particolare la tabella di valutazione, e poi se vedete naturalmente le risorse presentate per questa lezione dal 23 marzo al 29 marzo. Se siete entrati nella piattaforma Moodle, in alto, sotto attività settimanale, la sesta voce, c'è la tabella di valutazione. La tabella di valutazione permette di capire in che modo vengono valutate le vostre attività. In giallo sono il numero di attività previste, se vedete è la seconda colonna. Per il forum ce ne sono tre, elaborate due, prova finale una, incontro in Second Life 6. Il forum è sufficiente che ci sia almeno un intervento significativo nel forum. Ci posso essere con massimo 30 punti, per un totale di 90 punti. Il rapporto in decimi viene calcolato dando una votazione che va da 6 a 10. Ed è naturalmente un calcolo che va per divisione. Gli elaborati, due, sono elaborati intermedi, vedete che sotto c'è anche una nota, e sono uno di prova pratica e uno di prova teorica. La prova finale, chiaramente, ma vedremo il modo di farvi lavorare come si deve, e naturalmente sarà una prova nella quale voi dovrete creare un ebook secondo alcune indicazioni che vi daremo. I crediti per quanto riguarda il totale, così calcolati, sono 350. Per avere naturalmente l'attestato, occorre che ci sia un minimo di 210 crediti. Se fate la somma, vi accorgete che i 210 crediti sono esattamente quelli che corrispondono al livello minimo partendo da 6. Per tale corso è necessario aver raggiunto almeno 35 ore. Questo è il numero di ore che possono essere calcolate e sono quelle che naturalmente voi utilizzerete all'interno della piattaforma Moodle. Ricordo sempre che gli incontri in presenza, che sono questi, sono molto importanti perché ci si confronta direttamente con gli altri colleghi e anche col tutor, però non hanno una validità ai fini della votazione del punteggio ottenuto. Ecco il link. Da qui potete scaricare il programma. Portabile significa che voi potete inserire sulla vostra pen drive questo programma e utilizzarlo quando volete voi. In qualsiasi caso, voi, sempre la piattaforma Moodle, potete scaricare la guida all'installazione per chi non l'ha fatto. Il programma si presenta esattamente come vedete nell'immagine qui a sinistra. Quale strumento utilizzerete voi alla fine? Mettete quello di default. Se non siete sicuri di avere una piattaforma, che posso dire l'iPhone, l'iPad, oppure Amazon, oppure qualcuno degli strumenti della Sony, non siete sicuri di averne qualcuno, anche perché il formato di default, come dicevo l'altra volta, viene generalmente letto da tutti senza alcuna difficoltà. Sto dicendo, se voi cliccate su Book, potete aprire un ebook. Voi potete prendere un file del tipo mostrato giù. Voi cliccate in basso a sinistra, accanto a Apri, c'è un accanto a nulla. C'è il triangolino, e potete vedere tutti i formati di import che utilizza Calibre. Tra questi, naturalmente, c'è il PUB, che è il formato finale. In fondo è già un ebook creato a tutti gli effetti. Voi potete avere lui poi importare formati come HTML, Lit,
Topaz, TXT, PDF, SNB, insomma, poi ce ne sono talmente tanti altri, anche compressi, come Zip e RAR. Se volete potete caricarne già uno, basta che prendete un qualsiasi file di tipo Docker, TF, anche HTML, potete già provare a caricare uno. Anche se lui di default ha già caricato, lo potete vedere al centro, guida rapida di Calibre. Di John Chamber, quindi dovreste già vederlo. I metadati che cosa sono? Tutte quelle informazioni che saranno inserite all'interno del file da creare o creato. Queste informazioni, come potete vedere, sono informazioni che riguardano esattamente un libro. Tra queste c'è la votazione, l'editore, poi ci sono i tag, c'è uno interessante, l'ISBN. In fondo, quello su cui noi stiamo lavorando è un libro. I metadati sono molto importanti perché i metadati vengono utilizzati generalmente nell'archiviazione di contenuti particolari che poi devono essere fruibili da chi li sta utilizzando, in modo tale che possa compiere ricerche o possa naturalmente selezionarli in casi particolari. Dato che la maggior parte di voi ha già fatto altri corsi con Anital, conosce l'X-Learning. In X-Learning, per esempio, si parla di metadati, perché lì bisogna catalogare l'oggetto di apprendimento che poi dovrà essere utilizzato. Tutti quei dati che vengono utilizzati naturalmente non servono perché la piattaforma li possa digerire, ma serve perché chi va in cerca di un particolare oggetto di apprendimento possa avere le informazioni necessarie per poterlo utilizzare. Tra queste anche la sua esecuzione. Infatti, in X-Learning vi chiede anche quale programma viene utilizzato, quale versione, da quale versione a quale versione. Questo per chi ha seguito, per esempio, quel corso lì sugli oggetti di apprendimento lo sa. E questo non vale soltanto per questo tipo di programma, ma tutti i programmi di questo tipo. Adesso potete chiudere la finestra. Il terzo pulsante serve per convertire i libri. Il quarto per aprirlo. Cliccate su Leggi. Lo potete aprire. Ditemi se avete fatto. Qui vi si apre una finestra che vi permette di leggere il libro. Sul lato sinistro vi sono tutte le opzioni necessarie per la lettura del libro, tra cui quella in blu, vedete qui, che è l'apertura di altri testi, poi la grandezza dei caratteri, dove c'è scritta quella A. Poi c'è l'indice, quella che in inglese viene chiamato TOC, Table of Contents. E cliccate di nuovo su, si richiude. Poi le informazioni, che sono i nostri metadati. Poi le due freccine in viola per scorrere il libro, in avanti e indietro. Per gestire segnalibri, è un libro giustamente il minimo che posso fare. Modalità di riferimento, dove ci si trova in quel momento. Poi ci sono anche le preferenze, la configurazione. Poi si può vedere per esempio a tutto schermo. L'ultima invece è la stampa. In alto invece c'è la grandezza dei caratteri, si può scegliere una pagina particolare, si può cercare un testo, si può scorrere le freccine verdi su e giù per il libro. Questa è la modalità tipica di Calibre, che viene utilizzato come visualizzatore di ebook.
O meglio, quelle in inglese si chiamano gli e-book reader. L'icona con la biblioteca accanto al cuore indica il numero di libri. Qui potete persino spostare la posizione del file. Poi c'è il cuoricino che indica che se volete versare qualche euro, il programmatore sarà contentissimo di aver fatto non un programma gratuito, ma gratuito, ma che serve. Interessantissimo invece il pulsante scarica notizie. Il programma Calibre si mette in linea tramite gli RSS con i più importanti quotidiani nazionali e stranieri e ci permette di controllare direttamente le notizie. Tutto ciò che bisogna fare attualmente è accettare la porta aperta. Aperto l'indice e già attualmente, ecco, voi cliccate per esempio scarica ora, trovate uno, un qualsiasi quotidiano, io ho preso italiano ADN Cronos, poi scarica ora, qui comincia a scaricare, ci dà tutte le notizie giornaliere, prendete su save. Si leggono queste notizie. Sul lato sinistro avete premuto Save e chiuso. Avete premuto Save e chiuso e avete un po' di pazienza. Siete fortunati che avete trovato notizie. Sul lato sinistro c'è scritto, c'è la stessa icona, notizie. Ci cliccate su e lì ci sono le notizie. Se c'è scritto 0 vuol dire che non ha scaricato nulla. Però se trovate un numero che è di sopra dello 0, lì avete le notizie in formato RSS. Quest'icona invece ci permette di salvare il libro selezionato in una posizione particolare. Questo per esempio per il formato portabile, per esempio. Ci cliccate su e se avete selezionato un libro, questo vi permette di salvare quel determinato libro nella posizione desiderata nel computer. Non utilizzate le cartelle predefinite, ma attualmente voi potete indirizzare il vostro libro in una cartella che desiderate. Altro pulsante Connetti Condividi serve per inviare il formato ebook su una piattaforma hardware, per esempio l'iPad. Per la verità, se voi avete creato il formato di default, è sufficiente che voi utilizziate anche il programma che gestisce il vostro strumento per poterlo memorizzare. In realtà lui, per alcuni formati, se l'avete previsto in fase di installazione, come mi si chiedeva all'inizio, voi potete benissimo e installarlo direttamente da qui. In aggiunta è stato creato un programma che si chiama Stanza che permette di fare questo più facilmente. In realtà, come dicevo poco fa, per la maggior parte di questi strumenti, come l'iPad, in modo particolare, bisogna utilizzare il programma proprietario. Infatti, l'iPad non gradisce nessun altro programma se non iTunes, il suo programma. Infatti bisogna prelevare il file EPUB da lì e da lì poi con iTunes trasferirlo direttamente sul proprio supporto elettronico. Quindi serve ma non tanto. Il pulsante verde serve per cancellare il libro selezionato. Poi l'altro per l'aiuto, l'ultimo per le preferenze. Se cliccate sulla doppia freccina, nel caso in cui non si sia aperto del tutto, potete vedere tre rotelline dentate, scritto sotto preferenze.